dottoressa Elisabetta Perosino, vicepresidente ISPLAT, perché oggi parliamo della salute della nostra pelle. Quante di voi state sognando una bella pelle luminosa e soprattutto sana? Beh, il primo gesto per volerci bene parte dalla detersione. Allora, è sempre, come dire, raccomandato pulire bene la pelle, ma è un'abitudine che non succede molto spesso, è vero dottoressa? Sì, è vero, purtroppo, mentre invece è fondamentale come per qualsiasi altra parte del corpo, del resto. Per cui una pulizia, diciamo, anche stagionale, diversa in alcuni casi, perché nel periodo estivo se si suda la pelle va comunque detersa più delle normali due volte al giorno. Ecco, normalmente le persone pensano molto spesso che al mattino non si debba detergere il viso, perché durante la notte non si producono comunque sostanze o non si viene in contatto con sostanze che possono in qualche modo alterare la superficie cutanea. Non è vero, perché nella notte vengono eliminate tantissime tossine che al mattino vanno comunque asportate. E questo è importante, per cui ricordatevelo se vi siete struccate la sera, a maggior ragione la mattina. Dovete togliere questo accumulo magari di grasso, di sostanze, come ci diceva la dottoressa, che potrebbero far male alla nostra pelle. Allora, diamo delle indicazioni pratiche su come fare a pulire bene la nostra pelle, come si deve fare. Come giustamente hai detto tu prima, ci sono due momenti, cioè il momento in cui si asporta il trucco, che naturalmente è un momento fondamentale proprio per asportare quelle impurità, lo possiamo adesso anche vedere dal video, che si hanno durante la giornata per il residuo del trucco, ma non è sufficiente. Dopo all'asportazione del trucco, che vedremo possiamo fare con sostanze differenti a seconda un pochino di qual è l'abitudine di ogni persona, il viso va comunque deterso con un prodotto a risciacquo. Anzi, in realtà si consiglia di asportare anche con l'acqua il prodotto che si è utilizzato per struccare. Per cui possiamo utilizzare un'acqua micellare per struccare o un detergente bifasico oppure un latte detergente, a seconda, ripeto, appunto, diciamo, della consuetudine che si ha. Usando i dischetti che abbiamo qua sul tavolo, e successivamente sciacquare per poi passare ad un detergente, possibilmente in gel, che elimini, diciamo, in maniera migliore tutta la parte oleosa che è rimasta sulla pelle. Per cui, dottoressa, c'è una differenza tra latte detergente e gel detergente? Perché noi tante volte mischiamo un po' tutti questi prodotti. Ecco, invece il latte detergente ha una funzione primariamente sull'asportazione del trucco. In una persona anziana in cui non c'è più produzione di sebo si può utilizzare anche solo il latte detergente, ma nelle persone giovani sicuramente è preferibile. Come vedete, anche questa modella ha dei pori molto dilatati, questo è legato al fatto che ha una pelle seborroica, però come vedete la gestualità anche è importante, bisogna andare a trattare tutto il volto, non solo, ma alla fine sarebbe opportuno quello di ripassare un dischetto per vedere se c'è ancora del residuo di trucco. Tracce di trucco. Allora, iniziamo a rispondere alle domande, dottoressa. Sì. Rispondiamo ad Elvira, ci scrive da Catanzaro e ci chiede: lo scrub può essere utile come pulizia viso? Allora, lo scrub meccanico, perché di tale cosa parliamo, può essere fatto veramente molto saltuariamente, perché tutto ciò che noi asportiamo meccanicamente viene visto dalla pelle come un'aggressione e quindi in realtà lo spessore cutaneo potrebbe aumentare. Per cui un insulto, insomma, lo Esatto, scrub. È comunque un insulto e in linea di massima è preferibile non farlo. Ecco, magari nel periodo estivo in cui si sta molto al sole e la parte superficiale della pelle si disidrata,
può avere un senso, ecco, farlo una volta ogni 15-20 giorni, ma sicuramente non di più e in maniera molto delicata. Perché per fortuna, cioè, ci sono anche altri trattamenti professionali. Sì. E beh, c'è un trattamento in particolare che non è doloroso assolutamente, che deve essere fatto negli studi medici adeguati. Di che cosa si tratta? Abbiamo anche delle immagini, perché siamo venuti a spulciare nel suo studio. Sì, ecco, è possibile fare una pulizia un pochino più profonda con degli ultrasuoni. Gli ultrasuoni hanno proprio questo ruolo di agire sulla parte superficiale della pelle, utilizzando anche dell'acqua termale prima per inumidirla, e serve a fare una pulizia un pochino più profonda. Molto spesso noi usiamo questi trattamenti prima di fare un trattamento un pochino più magari attivo con veicolazione transdermica o qualche altra attività. Come vedete, ecco, si riesce ad asportare tutto, le impurità anche un pochino più profonde. È un trattamento di fatto meccanico con queste onde, ma non è un trattamento invasivo nella maniera più assoluta. E il peeling, dottoressa? Allora, il peeling sempre, è un altro esatto, il peeling fatto. Chimico viene usato in genere una volta ogni 2-3 mesi in condizioni normali, proprio per aiutare la pelle a ridurre lo strato superficiale dell'epidermide, ma rispetto ad una pulizia fatta con gli ultrasuoni, il peeling ha un'azione anche di stimolazione metabolica. Per cui, insomma, e quindi attiva tutte le funzioni della pelle e attiva anche i fibroblasti per indurli a produrre collagene. Per cui lo scrub no, facciamo magari più peeling, questo trattamento così, insomma, di pulizia più profonda. Dopo una pulizia del genere, dottoressa, la pelle deve essere trattata in maniera differente? Bisogna usare una crema idratante, come dire, che idrati ancora di più? Assolutamente più no, perché molto spesso per noi il concetto di idratazione è quello che in realtà viene malinterpretato dalle pazienti, e quindi tendono a usare dei prodotti che sono un po' troppo idratanti. Ricordiamoci che la pelle si idrata e si nutre da sola. Mm. Quello che viene fatto dall'esterno deve avere più una funzione correttiva in termini di riduzione della seborrea, asportazione degli strati più superficiali dell'epidermide, ma non tanto né idratante né nutriente. Allora, quante volte, dottoressa, va fatta una pulizia del viso profonda, o con il macchinario o con un peeling? Sul peeling lei ha detto, insomma, ogni 3 mesi, bene o male, dovrebbe essere trattata in questa maniera. Allora, per quanto riguarda il macchinario? In linea di massima, se il paziente a casa utilizza prodotti consigliati dal dermatologo, i tempi appunto si allungano un pochino, per cui possiamo fare un peeling ogni 2-3 mesi e una pulizia profonda, ammesso che serva, un paio di volte l'anno. Come ho detto prima, io ho detto i pazienti, sia donne che uomini, perché anche l'uomo adesso è molto attento al benessere della pelle, e di questo siamo naturalmente molto contenti. Questo è importante sia per gli uomini che per le donne, perché avere una pelle non solo luminosa ma sana fa bene un po' a tutti. Grazie di cuore alla dottoressa Elisabetta Perosino, grazie. Beh.